Buongiorno ragazzi, eccoci in un nuovo video. Questa devo dirvi che è la prima volta che parto per una trasferta, un evento, una gara, qualcosa del genere senza aver fatto la valigia. Eh sì, perché sto andando da casa mia al centro di Varazze perché oggi inizia il Varazze Bici Festival. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, this babe, need you every day. You light my oxygen. Make it seem like the barging done. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. But you ain't didn't break you out. In the end, we gon' make the child. Then we gon' hit the shower. Part two, we don't need no pause. Keep the mystery, we gon' get tips. We don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Siete pronti? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Andiamo! Ok ragazzi, sono davanti a un gruppo di circa 50 persone, tutte gasate con i bike sui sentieri di Varazze. Sentieri appena sistemati dai GOAT, guardate come girano bene. Oltre a fare questo giro in e-bike, facciamo provare le Intense per chi è stato fortunato ad aver trovato le bici test. Quindi super divertente, una giornata fighissima che ci voleva nel comprensorio di Varazze. Tanta tanta roba. Qualche salto qua e là, ma Goaz lo conoscete già, immagino, da tutti i miei video. Che palle, sono morato due volte. Bravo, cosa è successo? Ha cartellato due volte di fila lui. Ottimo. Due secche in avanti, una dietro l'altra. Top. Allora, questo è un po' tecnico di sentiero, si chiama due quadrati, all'inizio ha due o tre scalini e la linea migliore è stare a destra. Rapporto agile e direi anche boost, perché sennò non si riesce a salire. Proviamo. Ok? Let's go! Questo trail è super figo in salita con le bike. La prima parte, questa qua dove sono adesso, è molto molto tecnica. Adesso vediamo se riusciamo a farla senza mettere il piede per terra. Buona agli altri. Toto, vai te davanti a me. Buona. What? No.
Eccoci su un altro trail spaccadario. Anche qui abbiamo una carovana di tipo 40 persone dietro di me. Quella scivolava. C'è anche Toto insieme a noi, che non ha subito alcun ritardo in questi trail, anche se è appena guarito dal suo infortunio. Facciamo un indovinello a Toto. Vai. Il sentiero si chiama Lustra Scarpe, secondo te come mai? Che è stretto, lascia giù i mignoli. Bravo. Eccoci sull'Ultra Scarpe, ultimo sentiero di giornata, un trail che il nome dice tutto, come vedete un po' più stretto. Si è consumato negli anni di riding qua a Varazze. Si chiama Lustra Scarpe proprio perché ti liscia le scarpe ai lati da quanto è profondo. Di sicuro venire a girare a Varazze adesso è la cosa più bella che potreste fare, perché i trail sono tutti puliti sia qui in basso che al Beigua. Quindi se volete qualcosa di diverso, ma sempre qua in Liguria dove il clima è fantastico, Varazze secondo me è una delle scelte migliori che potreste fare. Com'era? Bello, fighissimo, cazzo, grande. Dicevi? Ecco, Lustra Scarpe. Lustra Scarpe, ha fatto il suo.